la storia della spedizione e la storia di come abbiamo conosciuto il maestro. Allora, il maestro, da quando abbiamo cominciato a progettare la spedizione, cercava un maestro cantante, in qualche modo. Anche da quando ho acquistato la barca, perché ho sempre avuto questo desiderio di capire chi l'avesse costruita e di conoscere, ma impossibile, perché anche su internet i numeri telefonici che squillavano non rispondeva nessuno. Poi si era pensato, ovviamente, ma in qualche modo è... No, sono morto, no, no, voglio dire, no, il cantiere non ci sarà più e tu abbiamo andato. Arriviamo a guardarmi per... sulla guida telefonica. Maestro, abbiamo non fatto si usa più possibile. Una. La mia paranza ce ne sono tre, uno è mio fratello, uno sono io. Mercoledì notte dobbiamo partire e dobbiamo andare a chiamare una decina di giorni a un numero di cellulare che c'è andato qui e non rispondeva nessuno. Infatti chissà che numero di cellulare c'è andato. Sì. Mercoledì niente, giovedì rimaniamo qui perché per le condizioni meteo avverse. E avanti ieri mattina, ho detto Andrea, poi riprovo a chiamare di nuovo. Intanto alla fine squilla risponde. Io mi sono un attimo che ho cercato, se volevo continuare dentro.